ci ha illustrato il grande lavoro che abbiamo di fronte, chiarezza che è consueta e che ci permette quindi di guardare con realismo di un'opera impegnativa. Grazie a Padre Benedetto per la sua parola che ci esprime proprio il sentimento, il cuore della comunità dei figli di Dio nelle sue varie articolazioni di fronte al dialogo che con la Chiesa si istituisce tra il percorso di vita di Don Dio e l'opera da lui iniziata e la Chiesa stessa. Mi chiedevo cosa dovrei dirvi io a questo punto. La prima cosa mi è venuta in mente proprio entrando, quando mi sono accorto che le tante cose che oggi avevo messo in cantiere da Roma, stamattina fino a mezzogiorno sono fuori Firenze e così via, mi ha costretto a venire qua in giacchetta. Ho detto, mamma mia, che brutta figura che faccio, un vescovo in un'occasione così che viene dimesso senza una bella veste talare filettata con una fascia porpora e così via, dico non la faccio. Poi mi sono accorto invece che questo era il vestito giusto, perché quello che metterò il giorno dell'apertura solenne del processo. Ora invece stiamo nel passo previo, forse è bene che tutto si sia svolto nel segno del Signore della preghiera, ma anche nella semplicità di questo momento che ci vede riuniti anche nel mio abbigliamento feriale. Stiamo nella ferialità. Una ferialità che, ripeto, inizia adesso un cammino molto impegnativo. Già soltanto io già mi sono incominciato a muovere, vi dico subito, perché già ho cominciato a interessare un centinaio di teologi in Italia a cui ho chiesto una mano, perché capite che due leggere ciascuno di quei volumi, forse 100 non ce ne vogliono, ma siamo finiti. E tanto per essere chiari fino in fondo, finora sono una quarantina i sì che ho avuto, non sono pochi, e anche di teologi di grande levatura che possono aiutarci in un'opera che non è facile. Vi dico subito, non solo quello, la quantità della realtà dei volumi, degli scritti da esaminare. Certo, la domanda è molto semplice. Dice cosa di fede o contrasta la fede? È coerente con la dottrina morale o è contro? Non è la domanda in sé. Però il contesto in cui tutti questi libri sono nati, lo sappiamo tutti, non è stato un contesto facile. Non è stato un contesto facile. C'è stato un periodo, tutti questi, è bene che lo ricordiamo, in cui qualcuno di questi scritti non si poteva leggere. Io ho appena ottenuto dalla Congregazione della Dottrina della Fede la dichiarazione che un libro, un altro personaggio fiorentino, che è Lorenzo Micani, Esperienze Pastorali, si possa leggere e pubblicare dopo tanti anni, che era rimasto per sé proibito di farlo circolante, ma per sé proibito. Adesso si tratta non semplicemente di superare vecchi divieti, ma addirittura di dichiarare che qui si esprime una fede autentica. Non è semplice, c'è un'analisi teologica da applicare alla lettura di questi testi che chiede una raffinatezza per capire come quel contesto storico in cui certe affermazioni non si riusciva neanche a capirle perché cadevano in un contesto ecclesiale di pensiero spirituale ancora certo rispetto ai passi in avanti che Dio Barzotti faceva. Oggi quel contesto non c'è più e quindi possiamo finalmente capire come c'è stato di fatto. È già successo, non è che dobbiamo farlo adesso, ma dobbiamo riconoscerlo ufficialmente. Quindi non è un discorso semplice, è un discorso molto delicato, che riguarda peraltro, se ci pensiamo bene, anche la sua opera, la comunità. Non è una classica istituzione religiosa di vita consacrata
o di movimento legale, quella che Dio va sotto pensando, perché ne ha parlato più volte con voi, cioè riuscire a capire il senso di questa unica comunità in cui insieme si registra la consacrazione di laici e di una vita invece religiosa, in senso che non è facile rileggere tutto questo, è un'intuizione che guarda il futuro. Quindi Dio per Santi risplende per esemplarità di vita, per profondità di insegnamento, per fecondità della sua opera e quindi dei discepoli che ha raccolto intorno a sé. Però è anche impegnativo in tutte queste dimensioni e dobbiamo misurarci con questa profondità del pensiero, della vita ecclesiale che egli ci propone, e quindi avremo da lavorare. Dovremo lavorare, abbiamo bisogno di aiutanti, teologi bravi, teologi ecclesiali, posso darlo a qualsiasi libro di Marzotti, devo dare a uno che abbia una maturità di fede lui, capito, un equilibrio teologico lui, per poter esaminare con serenità questi scritti. Quindi è un cammino che ci impegnerà. Non chiedeteci quindi quando riusciremo a fare la prossimo nostro incontro, quello dell'introduzione della causa. Non possiamo sapere, io posso promettere da parte mia, da parte di padre Francesco, massimo impegno, ma anche solo il tempo che ci vuole a leggere un libro. Infatti alcuni mi hanno scritto, dipende, ti diciamo di sì, ma dipende dalle scadenze che ci dai, perché ovviamente poi questi sono quasi tutti docenti universitari che hanno quindi tempi già predisposti per i loro compiti. Quindi quello che io qui vorrei comunicarvi è la responsabilità che sento di fronte a una causa non semplice. D'altra parte è anche un dono per la mia Chiesa questa causa. Diciamo, sapete tutti che non Dio non è nato in questa Chiesa, lui è appartenuto sempre al clero di San Miniato, ma ha vissuto dentro questa Chiesa e la sua radiazione, il suo insegnamento spirituale sull'Italia, sul mondo, è partito da Firenze. Questo è stato un grande dono per noi, impegnativo già nella sua vita, perché i vescovi dovevano confrontarsi con lui, dovevano capire il grande carisma, la grande profondità teologica, che peraltro avendolo tutti riconosciuto. Almeno i miei archivi dicono che tutti i vescovi si sono succeduti sulla cattedra di San Zanobi, hanno sempre riconosciuto il dono che la presenza di Don Dio in questa diocesi è stata per la nostra Chiesa. Ecco, come ogni dono, un dono di impegno. Anche questo dono che voi, comunità di Dio, mi fate, questi quattro scatoloni di tutta questa realtà che è la vita di Don Dio, mi impegna. Quindi io, ecco, volevo comunicarvi questa responsabilità e chiamarvi a una pazienza che non vuol dire inerzia, perché dobbiamo vivere un tempo della preghiera, della velocità che ci sarà chiesta, però anche sapendo che i tempi li detta la Santa Madre Chiesa secondo la sua saggezza, e dobbiamo essere fedeli, perché fare un passo sbagliato qui lo paghiamo magari dopo, quando arriviamo a Roma, e che non gli va bene quello che abbiamo fatto. Finora posso assicurare i passi che ha fatto padre Francesco sono andati sempre bene, quindi non possiamo fidarci a lui come una guida sicura su quelle che sono le esigenze di un cammino come questo. Un cammino che vorrei fosse anche un cammino da sfruttare come un ulteriore rilancio, non dire, possiamo dire, parola detta alla comunità fiorentina, alla comunità italiana, mondiale, sull'attualità del pensiero spirituale di Dino Barzani. Credo che oggi
tutti possiamo riconoscerla. Questa attualità dobbiamo saperla noi, che rilanciare, proclamare l'occasione dell'avvio di questo cammino ci impegna appunto a ridire a tutti chi è Divo Barsotti e chi può essere per le nostre comunità cristiane la sua testimonianza e il suo insegnamento. Che il Signore che abbiamo prima invocato ci illumini, la Madre di Dio alla quale abbiamo chiuso con la preghiera cantata, il nostro Vescovo ci accompagni in questo processo che andiamo a iniziare e che verrà formalizzato, il Signore voglia, quanto prima e quanto i nostri aiutanti censori ci permettono.